Vaccinazione per senza fissa dimora, immigrati inarrivabili, persone sole e fragili, disinformate e incerte. Per 2 giorni è stata somministrata nella sala del complesso conventuale di Via Vergine a Napoli. L'iniziativa è della farmacologa Bianca Iengo, presidente dell'associazione di promozione sociale Gocce di Carità, già conosciuta come Farmacia Solidale, la quale, anche interpretando la volontà dell'arcivescovo Don Mimmo Battaglia, ha avanzato proposta al direttore generale dell'AS Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che ha dato l'opportuna autorizzazione all'apposito team guidato dal dottor Beniamino Picciano. Questo è il momento in cui tutti devono convergere per il bene comune, devono convergere per la salute collettiva, la salute non del singolo, ma comunque che anche il singolo collabori e aiuti e supporti quello che non si può vaccinare. Quindi dobbiamo raggiungere una completa vaccinazione di tutti quelli che si devono afferire a questa possibilità vaccinale che è offerta a tutti. È stato doveroso prestare questa opera soprattutto a queste fasce più deboli e bisognevoli, veramente hanno avuto un grande disagio, quindi noi con tutta la professionalità ma soprattutto il piacere umano di aiutare queste persone. Dopo la bella opportunità offerta a circa 100 bambini di trascorrere a turno qualche giornata in allegria ospiti del famoso ed elegante bagno Elena di Via Posillipo, e questa è un'ulteriore testimonianza del servizio di solidarietà umana e cristiana che viene assicurato a nome della diocesi, ormai da circa 6 anni, da Bianca Iengo e da un gruppo di volontari a molte centinaia di persone disagiate che chiedono assistenza farmaceutica e sanitaria, ma anche attenzione e ascolto, consigli, incoraggiamenti e un sorriso. È un'iniziativa che è stata accolta grazie alla squadra, insomma, del direttore Beniamino Picciano, insomma, del distretto 28, e che ci ha dato la possibilità, insomma, di poter raggiungere anche tutti coloro che desideravano vaccinarsi ma avevano difficoltà per vari motivi, soprattutto problemi, insomma, culturali, economici, insomma, di documenti. Allora in qualche modo siamo riusciti invece a creare delle liste anche per loro. Il nostro arcivescovo ci sta esortando ad intessere appunto legami e strade, solchi, cammini di fiducia e di speranza, che sono, possiamo dire, due valori veramente difficili da esercitare in questo periodo e anche abbastanza rari, insomma, difficili da trovare. Ma noi abbiamo voluto accettare la sfida, no? Lanciata dal nostro arcivescovo, quindi abbiamo voluto partire insieme innanzitutto, facendo rete tra di noi ma anche insieme ad altri, quindi ad andare avanti in questo percorso, e speriamo che questo sia solo l'inizio, un bell'inizio per poter comunque migliorare e fare bella ancora di più non solo la Chiesa ma anche la sanità pubblica.